Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi un video di spacchettamento perché sono andato dall'edicolante e aveva un bel po' di pacchetti di Yugi abbastanza vecchi, partendo da Battle Pack 3 che, se non sbaglio, è uscito nel 2014, di cui ne aveva veramente un bel po', mi sembra 8 pacchi Battle Pack 3. Quindi direi di iniziare subito con questi, anche perché in teoria sono anche i meno interessanti. Poi c'è Crisi Massima, l'eredità del valoroso, qualche espansione un po' più interessante. Comunque partiamo dai primi due Battle Pack 3, Lega dei Mostri. Allora, Stregosauro Oscuro, offerta al condannato, il Guerriero d'Ardesia, Alucard e poi il Muro a Specchio. Nella seconda bustina invece c'è l'Ipnocorno, abilità risolutiva, Breaker, la perdita di memoria e la protezione Farfallo Spia. E Battle Pack in generale non conteneva grandi carte, Battle Pack 3. La Lega dei Mostri. Gru Sacra, Cervello Alieno, Rino Alato, il Crociato Attrezzatura e la Foresta Chiusa. Poi altro pacchetto. In cui troviamo Ascia da Guerra Infuriata, Scudo Intrigo, Rinotauro, successore di abilità e poi il Libro dell'Eclissi. Altro pacchetto, sono un totale 8 di questi così. Allora, Lega dei Mostri. Saltatore psichico, riciclaggio delle batterie, Battle Storm, bella la carta, altra offerta al condannato, spirito indomito. Fuggitivo del tempo, Uomo Branchia Spinato, la forza d'attacco Goblin d'Elite, 7 completati. Queste sono carte abbastanza vecchiotte. Questo pure mezzo scassato. Capro Espiatorio, Gioielliere a Molla, Valhalla Sala dei Caduti e Cestus di Dagla. Esercito MacLord, il Guerriero Sopravvissuto, Fulminatore Telecinetico, Velociraptor Nero, ingresso vietato. Ultimi 4 di cosi. Tanto sto accumulando plastica. La solita Gorgone, Stendardo del Coraggio, il prototipo di Re delle Macchine, Insetto Arsenale e la Stazione Psichica.
altro pacchetto, mancano due. Qui c'è un minotauro, scambio creatore, il guerriero d'ardesimo un'altra volta, Victory Viper XX03 e la lancia proibita. Per testa martello, tifone, orco ritardatario, il branchiodonte nero e la stazione psichica. Ultimo di Battle Pack 3, poi passiamo alle cose un po' più interessanti. Gonogo, Pollinosi, un altro guerriero d'Ardesia e lo scudo da braccio magico, carta che si vede nella prima serie dell'anime. Quindi faccio un po' di pulizia e passiamo alle cose un po' più interessanti, quindi all'eredità del valoroso, crisi massima, fusione delle anime e destini incrociati. Direi di iniziare con l'eredità del valoroso. Qua qualche carta interessante c'era. Un pack. Allora, combattente Dododo, nome impronunciabile, rituale drago luminoso, Bujinji volpe, l'obbedienza insegnata. E poi niente. Numero C9, C69. Anche qua niente di che. Siamo a crisi massima, anzi prima a Soul Fusion. Il Pancra, buono. Net Fusion, Galatea, bella Galatea. Galatea è sempre bella. E poi niente, quindi Galatea va bene. Direi di andare a destini incrociati. Scudo specchio lunare e poi niente. Mancano gli ultimi due. O crisi massima o l'altro di destini incrociati. Io direi di andare a crisi massima. Sono due pack. Ah no, c'è il codice del duellante e crisi massima insieme. Velociroid, tempesta potente di polvere e poi niente. Mano sinistra del mago, carta true drago, Re Supremo, Cancello dell'Infinito, Lirilusk turchese e poi niente di così interessante. Ultimo pack, speriamo che
ci sia qualcosa di figo all'interno. Yosenju Oyama, ua firma del contratto, e poi niente di che. Quindi praticamente la carta più bella che ho trovato è stata a Galatea in questo mega spacchettamento. Comunque Galatea sempre bello vederla. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like, e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale.